fatto è che l'ultima volta che ho fatto una challenge strana del genere sono passati tipo 3 o 4 anni. Mi state mandando le foto del mio uovo di Pasqua. Il fatto è che l'azienda che lo produce mi ha chiesto di farvelo vedere nei video a modo mio. Siccome io non è che posso fare una roba tipo... Ho deciso, ragazzi, di introdurvelo, diciamo, a modo mio. Ogni volta che perderò una vita su Happy Wheels, in poche parole, dovrà... Lui, che è un bravo ragazzo e mi vuole un sacco bene, mi farà esplodere un uovo in testa, però senza la carta, che con la carta fa male. Ah, c'è anche Edo, vieni Edo, vieni Edo. Edo? Pure l'assistente, in 20 sono venuti. Quando ho detto sta roba, ragazzi, ho bisogno di qualcuno che mi esploda l'uovo in testa, si sono presentati tutti. Però aperto, cioè non con la carta, perché con la carta non ha senso, ok? Voi potete aprire mentre. Tanto io mica muoio. Vado, sono carico. Ropswing, ragazzi, iniziamo con uno semplice, perché so che Ropswing sono molto bravo e sicuramente non morirò neanche mezza volta. Eddie, non mi far perdere in questo momento, Eddie, perché è un momento delicatissimo. Non è vero, non ce l'ho arrivato. Aspetta, aspetta, ce l'ho arrivato, giuro. Lo sap... Aia. Lo sap... Mi ha fatto malissimo, mi ha preso nell'occhio. Braccialetti, sto trovando solo braccialetti. Comunque la sfiga è incredibile. Vabbè, comunque io ne... vabbè. Aia. Sono più intelligente di prima adesso, grazie. Cioè non so, una possibilità su un miliardo di mancarlo, assurdo. Raga, è un gioco veramente possibile. Ma come l'ho aperto bene, oh. Almeno non sono braccialetti questi. No, ma dai, l'astuccio? No, beh, questa non la sapevo, che figata. Ecco, piuttosto che l'astuccio, perché non ci sono dei fazzoletti dentro che sono già sporco? Sono sporco? Non ho finito neanche un livello, cioè vi rendete conto? Neanche uno. Lo so che mi guardate così, intanto stavolta ce la faccio. È prima che mi è andata male. Guarda, ancora un attimino e finiva dall'altra parte. Va bene. Primo è andato, ragazzi. Solo 3 uova nel primo livello. Wow. Okay, calmo, calmo. Oh, però devi stare calmo. Cioè, devi stare calmo. C'ho la testa più dura. Edo si è allenato tutta la notte. E mangiamo un cioccolatino. Grazie, Edo. Sono in mutande semplicemente perché il cioccolato mi si scioglie addosso. E se metto dei pantaloni. I pantaloni. Se io mangio anche quelli per terra. Tanto no, ma fai veramente schifo. Impossible. No. Oh, questo è un livello facile. Gli impossible sono facili, zio. Aspetta, aspetta. Sono vivo. Vedi che si muove, sono vivo, quindi stai calmo. Devi stare calmo, vedi. In 130 episodi non ho mai vinto l'impossible al primo tentativo. Solo questa volta. Guarda. Aspetta. È il cioccolato che ti dà forza. Sì. Vedi come lo rende il cioccolato. Cosa sta... Cos'è? Cos'è? Cosa sto vedendo? Cos'è successo? Ok, in teoria... Ti giuro che tra tutti era il livello che non pensavo mai di vincere, invece l'ho vinto, incredibile. Get in the box 2, ragazzi, possiamo fare... Voi sapete quanto è difficile fare un impossible? Loro no. Sì, no, Michael Jackson. Allora devi capire che colpo di sedere. Il sistema nervoso di questi personaggi fa veramente piangere. Cioè non è come pensi. Ok. Ce l'ho fatta. Aspetta. Non è ancora finito. È lì il traguardo. Oh raga, era incredibile. Non mi vinco mai il primo tentativo. Mi sono fatto male, però vabbè. Okay. Aspetta. Attenzione. Dov'è il traguardo? Oddio. Oddio, non ho mai fatto 3 livelli di fila senza morire. Grazie. Questo ti piace, guarda. Devo riuscire a fare canestro. Ogni canestro sbagliato è un uovo. A partire dal prossimo, va bene. Vado. Manco. Aia. Infatti sono fatti. Guarda. Oddio. Dammi un uovo che faccio canestro. Vale. Allora, io proporrei per le ultime 4 uova di cambiare completamente gioco e di fare un gioco molto più semplice. Ci siete? Sai che gioco è questo? Quello per il quale ho dovuto limonare il mio cane. Ah, è vero. È esattamente quello, sì. Dai, proviamoci. Però stavolta forse era meglio limonare il cane che spiaccicarsi uova in testa. Anche qua funzioniamo a vite, eh. Per forza. Però io sono un fenomeno in questo gioco, tu non hai idea. 10 secondi e perde, fai tu il countdown, Edo. 10. Ragazzi, smettetela. 8, smettetela, io gioco 7, a sta roba. Perché lui contava, solo per... Ah! Secondo me si è rotta più la mia testa che l'uovo, però va bene. Per il primo livello non è neanche male, ragazzi. Pensavo che fosse andato peggio. Forse arriva... Forse, non è detto, arriviamo alla fine del primo livello. Forse.
Non mi ricordo cosa devo fare qua. Te lo devi ricordare. Aspetta, aspetta, aspetta. Hai vinto? Sei morto? Mi dispiace un sacco. Aia! Questo qui te l'avevo già rotto. Pure. Ma adesso l'ho rotto meglio. Fatemi almeno finire il primo livello, maledizione. Il primo. Anni di esperienza su un gioco del genere. Sì, già, ma già macchiato, eh. Ragazzi, andate fuori. Quindi, raga, io... Basta, basta di giochi, sono... Mi sono... Basta. Direi che mi sono sporcato abbastanza. Quante sono rimaste di uova, giusto per curiosità? Una. No. No. Ah! Aia! 15 uova... A posto. Vabbè ragazzi, questo era il video di Happy with Secret Mario insieme. Ogni volta che perdevo una vita, un uovo in testa. È stata una delle idee più belle da quando ho aperto il canale, vi giuro. Potevo fare così, guarda. Potevo semplicemente fare così. Uova di Favij. Invece? Mi ha spiaccicato 15 uova in testa, un genio. Aia. Comunque, ricapitola. Almeno la cosa positiva, ho trovato un astuccio. Un altro astuccio. Bracciali. Che... Come se non avessi abbastanza addosso, va bene. Portachiavi della tua macchina. Questo è il più raro comunque tra tutti. È il portachiavi di... È il più raro. Credo sia il più raro perché ne abbiamo trovato uno su 15. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come se vi è piaciuto, un commento e un mi piace. Anche i vari social che come vi ho detto nella descrizione. Se siete iscritti, noi ci rivediamo nel prossimo video. Niente, non so... fai tu? Bella ragazzi. Faccio così. Ma decidete.